nella scena di uno shuttle che si alza nel cielo e che esplode. Come Icaro, credi di poter superare i tuoi limiti? Sei destinato al collasso. Ma facciamo un passo indietro. Vita senza equilibrio. Vita fuori controllo, o anche vita che necessita di un'altra vita per esistere. Koyani Skatsi. Una parola pronunciata quando il caos predomina il mondo, quando le armate del disordine distruggono l'equilibrio della società. Nessuno conosceva il significato di questa parola, fino a quando nel 1982 il regista Geoffrey Reggio fece uscire questo documentario. Non c'è una vera e propria trama, e nemmeno dialoghi, c'è solo un susseguirsi continuo e onirico di splendide immagini accompagnate dalle musiche potenti di Philip Glass. Immagini di uno stile di vita vorace e distruttivo che spazza via il mondo naturale. Cosa vediamo nell'ultima scena? Vediamo la parabola di questo shout, un'amara figura retorica di un declino. Creato la sera del 6 agosto 2016 dal 23enne Simone Santoro, musicista e cantante romano, YouTube fa cagare allo scopo di discutere su alcuni fenomeni e aspetti di YouTube Italia, aspetti che l'autore stesso considera negativi. Già con i suoi primissimi video riesce a raggiungere traguardi di iscritti impressionanti. Questo inaspettato fenomeno lo ha portato all'attenzione di tutto il pubblico di YouTube Italia, compresi anche alcuni YouTuber con una certa fama. In questi giorni, però, Santoro ha fatto il passo più lungo della gamba, stravolgendo la canzone di un duo di YouTubers chiamato Me Contro Te. Analizzando la piattaforma di YouTube e il successo di questi due ragazzi, veniamo a scoprire che dietro la loro scalata al potere vi è la Disney Italia, Dipartimento Nazionale del Colosso Americano. Disney pronta in questi ultimi tempi a insidiare il duopolio Netflix-Amazon. Duopolio che finora guida incontrastato il mercato occidentale. Oltre a diventare virtualmente il primo gruppo cinematografico e fare i primi gruppi televisivi d'America, la casa di Topolino si è guadagnata anche un'incredibile potenza di fuoco a livello internazionale e soprattutto un ruolo strategico anche nell'emergente ma fondamentale scenario degli streaming online. Facendo un piccolo ripasso, già tutti gli asset in mano alla Walt Disney Company erano numerosi. Oltre alla casa di produzione cinematografica e ai Disney Animation Studios, possedeva infatti già la Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm, tutto il comparto digitale relativo, i parchi di divertimento e i resort. A livello televisivo poi controlla il gruppo ABC, il network sportivo ESPN e i canali internazionali di Disney Channel. Casualmente YouTube, a fronte di questi enormi movimenti finanziari da parte del colosso americano, sta mutando. Forza i creators che hanno fatto la fortuna di questa piattaforma a virare verso contenuti per bambini. Gli stessi bambini che per generazioni hanno costruito la fortuna della Disney. I creators dunque accettano, pur di non vedere la loro fama, guadagnata con fatica, crollare come un fragile castello di carte. La Disney dunque, come caos che distrugge il fragile equilibrio finora conosciuto. Chi si mette contro essa non può che osservare inerme il proprio declino. Che siano multinazionali dell'intrattenimento o semplici YouTuber come Simone. Approfitto dello spazio offertomi da Videocracy per parlare a te, Simone, in questa lettera. Come ben sai, io sono un tuo hater, nonché un tuo grandissimo seguace. Seguo ogni tuo video, dal primo all'ultimo. Sono rimasto molto colpito dal tuo tentativo musicale e didattico, ma devo dirti la verità. Ovvero è inutile. Tutto ciò che stai facendo è inutile, non concluderai nulla
continuando in questa strada, perché hai fatto la scelta sbagliata fin dall'inizio. Hai scelto di essere un buffone. E questo fanno i buffoni, fanno ridere, divertono, ma non sanno cambiare, non sanno levarsi il naso. E tu, ogni volta che provi a levarti il trucco, ti guardi allo specchio e vedi ancora quella faccia bianca. Ti avvicini al pubblico, cerchi di stringere le mani, ma loro vedono soltanto quella faccia bianca, non sanno vedere oltre, ti vedono ancora con un naso rosso a ballare per loro. Devi uscire da questo, ma non ce la fai. E ritorni sempre lì, ritorni sempre a ciò che ti ha creato. Mi dispiace molto, Simone, perché così ti voglio chiamare. Voglio chiamarti Simone, come la persona che sei e che vuoi essere, ma che non sarai mai.